dopo non lasciarlo voleva prendere contatto, diceva extraterrestre portami via. Extraterrestre, il brano che nel 1978 denunciò il disagio culturale di quegli anni in una veste insolita. Sonorità più intime ed atmosfera per Eugenio Finardi, il cantautore milanese rivisita i suoi grandi successi per la prima serata di Acoustic Franciacorta, aperta dalle note della giovanissima Lucy Zirinis e da Francesco Piu. È un piacere, insomma. In un bellissimo posto e in una terra a cui sono legato fin da ragazzo. Posti esauriti, applausi scroscianti tra il pubblico, chitarra in spalla Finardi, duetta con Giorgio Cordini, direttore artistico di Acoustic Franciacorta, per anni voce musicale di Fabrizio De André. Nord del tempio di Casu, sulla collina delle giovani erbe. Delle due cose che faccio, una è cantare, no, e credo di farla discretamente bene. La chitarra invece, e non è una questione di studio, perché appunto suono tutti i giorni, è proprio una questione di mancanza di talento. Ho studiato pianoforte dall'età di 8 anni e tutto, e non ci riuscirò mai, capisci? Questo è l'essere vecchio, la consapevolezza che certe cose oramai ti sono assolutamente precluse. Un ritorno al futuro per l'autore di musica ribelle, pietra miliare della canzone d'autore italiana, voce blues degli anni 70 con Fabio Treves, tornato alle origini negli ultimi anni con il tour Anima Blues. You got a boy, Chalcom. In realtà io sono un bluesman delle origini, insieme a Treves, a Camerini, eravamo il blues milanese. Poi negli anni 70 per caso sono diventato un cantautore, ho scritto musica ribelle e quello mi ha condannato a essere il ribelle per ancora i prossimi 40 anni.